Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, notizie di oggi, mercoledì 18 gennaio. Fabbra, intervento dei vigili del fuoco di Rivarolo Canavese questa mattina intorno alle 8:30 per il principio di incendio che ha interessato la canna fumaria di un'abitazione situata in via Busano. I volontari hanno spento completamente il principio di incendio e proceduto con i controlli e la messa in sicurezza. Cafasse, triste scoperta questa mattina per i vigili del fuoco di Mati, intervenuti per un'apertura porta a un'abitazione situata a Cafasse in via Roma. All'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno trovato un 69enne deceduto, probabilmente per intossicazione causata da monossido. In casa anche la figlia, 35enne, tetraplegica. La donna è stata portata dal 118 all'ospedale di Cirié per accertamenti. Chivasso, oggi mercoledì 18 gennaio all'ospedale di Chivasso è stato confermato un caso di meningite, ma si tratta di una meningite pneumococcica, una forma non contagiosa che non necessita di profilassi antibiotica. Chiaverano, l'amministrazione di Chiaverano avverte di essere stata informata da due persone che si girano per il paese fotografando apparentemente senza ragione le abitazioni e chiede alla popolazione, nel caso le vedesse, di avvisare la polizia municipale o i carabinieri e se possibile comunicando il numero di targa. Borgaro, si è insediato oggi il nuovo comandante della Polizia Municipale di Borgaro Torinese, si tratta di Massimo Linarello, 41 anni, che succede a Roberto Macchionni, che andrà a ricoprire lo stesso incarico di comandante Cirié. Rivarolo Canavese, l'Associazione Liceo Musicale di Rivarolo e l'Associazione Assistenti Volontari Penitenziari di Ivrea, Tino Belletti e Onlus, che fra Piemonte e Lombardia hanno unito i loro sforzi in un progetto di musica e poesia che ha aperto nuove forme di dialogo fra il mondo della scuola e della detenzione e verrà presentato in anteprima il 21 gennaio al Teatro del Carcere di Opera. È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che per seguire notizie in tempo reale è possibile anche scaricare la nostra app gratuita da Apple Store o Google Play. Buon proseguimento di serata.